Pace e bene, cari amici. È semplicemente stupenda in questa giornata dedicata alla terra, la casa di chi questa terra l'ha amata, l'ha difesa, l'ha valorizzata. E oggi un altro uomo, Papa Francesco, che segue le sue orme, ha preso e attinge a piene mani dal suo carisma, ha rilanciato un documento stupendo sulla terra, sulla cura della terra, l'ha laudato sì. Francesco d'Assisi è l'uomo che ha dato i più belli appellativi a nostra madre terra e l'ha fatto con un cantico, il cantico di Frate Sole o cantico delle creature. 1225 d.C., una data importantissima, non solo per il mondo francescano, per la Chiesa, ma anche per la letteratura italiana. Francesco dona ai suoi frati, alla gente che lo incontrava, il più importante documento. È il primo, potremmo dire, documento della lingua italiana in volgare, il Cantico delle Creature, altissimo. Onnipotente e buon Signore, tu solo le laude, la gloria e l'onore, eterna benedizione, a te solo, Altissimo, sei confane e nullo omo è degno di te mantovare. E poi continua il cantico, l'ha dato sì, mio Signore, con tutte le tue creature. Abbiamo perso le note musicali perché Francesco l'aveva scritto per cantarlo, rimangono solo poche note nel caveau della biblioteca del Sacro Convento, chiamato forse volgarmente, codice o non volgarmente, chiamato in maniera forse asciutta, sterile, il codice 338, è l'anima di un nuovo modo di pensare. Ma stasera con voi voglio condividere non solo il commento a questo cantico che segna la più grande rivoluzione, la rivoluzione del linguaggio. Francesco d'Assisi si accorge che in chiesa il linguaggio non arrivava alle persone. Agimus tibi gratia, erano parole in latino. Francesco si accorge che la gente semplice non capiva. Facciamo fatica a capirlo noi oggi, forse più istruiti, immaginarsi nel 1225. Allora Francesco inizia a parlare la lingua della gente, il volgare. Come a Milano si dice o mia bella Madonnina, oppure a Napoli, a Maronna t'accompagna. Francesco parlava il linguaggio della gente per arrivare al cuore. Ma ora vi porto con me, mentre commentiamo questo cantico delle creature in questa giornata meravigliosa dedicata alla terra, e Papa Francesco ci ha ricordato una cosa proprio oggi. Dice: abbiamo distrutto il polmone, del mondo, il polmone verde, e ora quel polmone sta distruggendo attraverso un nemico insidioso, invisibile, il polmone dei nostri anziani. E allora abbiamo bisogno di capire e di ritornare a tre parole: ascoltare la terra, amare la terra, rispettare la terra. Questo significa che questa celebrazione di questa giornata, di questo periodo, non è una celebrazione tanto per farla, ma è qualcosa che ci entra dentro. Francesco compie questa rivoluzione del linguaggio, ma ne aveva compiute già altre tre molto forti. La prima, Francesco, vede, qui siamo su una piazza. Francesco non si accontenta più di predicare nelle chiese, va sulle piazze perché sulle piazze c'erano le persone e lì voleva incontrare le persone, lì voleva parlare con loro e forse da lì per portarle a lui, al bellissimo, eh? Perché se la terra è bella è perché è manifestazione di un bellissimo che è Dio. La seconda grande rivoluzione che Francesco compie, qual è? È quella della gerarchia. Francesco non ama le gerarchie, non ama i superiori, ma ama l'uomo. E allora si inventa una parola, la fraternità, la capacità di stare insieme, l'uno accanto all'altro. È bellissimo questo, perché Francesco ama lo sguardo,
ama guardare gli occhi. Il cantico nasce da questo sguardo poggiato su tutte le cose che ci circondano. È uno sguardo nuovo e forse questo sguardo noi dobbiamo recuperare. Questa è, potremmo dire, la seconda rivoluzione. Poi ce n'è anche una terza rivoluzione. Voi pensate che nel 1200, ecco, addirittura un papa aveva scritto un'opera che era sul disprezzo del mondo. Non la dico in latino perché non voglio dire parolacce, no? E era Innocenzo III, perché diceva il mondo corrompe, il mondo è materia. E Francesco invece cosa fa? Proprio a questo mondo si rivolge, c'era l'eresia catara che animava questa scissione, questa spaccatura tra l'uomo e la terra e le cose che ci circondavano. E allora Francesco dice che il mondo non è qualcosa di cattivo, ma è qualcosa di bellissimo. Ecco. E in questa rivoluzione adesso ci portiamo in Basilica Superiore, perché poi l'espressione di questo cantico la troviamo anche affrescata da Giotto, forse tra i più bello affresco, un affresco meraviglioso, quello più celebre, però non vi anticipo niente perché andiamo sopra. E poi questo apprezzamento del mondo. Francesco desidera che l'uomo apprezzi il mondo, e potremmo dire una logica diversa, la logica del cuore di Dio. Ma cosa ci dice questo cantico, questo documento così importante? Ci dice soprattutto che i protagonisti sono due, il primo è Dio, che Francesco lo loda attraverso il sole, Messer Frate Sole, cioè il Signor Sole, cioè l'essere più importante, che è significazione di Dio, cioè rimanda a Dio. Ed è bellissimo questa immagine, perché? Perché Dio è luce, perché Dio illumina. Francesco in una notte con diversi tormenti dirà: Altissimo, Onnipotente, Buon Signore. Perché Francesco quando scrive e proclama quest'opera sa benissimo che l'uomo è povero e ha bisogno di luce. Alto e glorioso è Dio, illumina il cuore mio. Per Francesco Dio è solo luce, quindi chi lo poteva rappresentare se non il sole? E poi questo è il primo protagonista, l'ultimo invece è l'uomo. E la caratteristica dell'uomo qual è? Francesco in un momento bellissimo, potremmo dire animato anche dalla logica del pacificare, compone questa strofa nel 1200, Natale del 1225. Siamo quasi ad un anno dalla morte, e dirà: l'uomo che sa perdonare, l'uomo che Francesco immagina un uomo che perdona. Questa strofa nasce perché Francesco aveva invitato il podestà di Assisi e il vescovo, che erano litigati, non si parlavano, l'invita ad operare il perdono e dice che chi perdona è figlio di Dio. La caratteristica principale dell'uomo è il perdono. Ed è vero, fateci caso, ogni volta che noi mettiamo in atto questa virtù del perdono, cosa accade? Accade che i nostri occhi a volte grondano lacrime dalla gioia di essere stati perdonati, di aver perdonato. Ed è sempre questione di sguardo. Le lacrime rendono lo sguardo più lucido, le lacrime fanno vedere più lontano, le lacrime ti fanno assaporare, danno gusto alla vita, quando esse sono dettate da un cambiamento interiore. E per Francesco questo è l'uomo che immagina sul cantico delle creature. Poi l'altro aspetto, qui stiamo sul prato della Basilica Superiore, e adesso fra poco entreremo, spingeremo quella grande porta di legno per entrare in basilica. E l'altro aspetto che vorrei
commentare nel Cantico è un per, una preposizione. C'è stata una grande discussione su questo per che compare, potremmo dire, ritma completamente il Cantico delle Creature. Qualcuno diceva è una forma casuale, cioè per mezzo di, cioè noi lodiamo il Signore per mezzo di queste cose. Invece Francesco ci fa comprendere che quel per è una preposizione molto semplice, anzi la preposizione forse più semplice. Da un uomo semplice non potremmo aspettarci diversamente, e cioè attraverso le cose noi lodiamo il Signore. Le cose diventano manifestazione dell'amore di Dio, manifestazione del riflesso della sua bontà, delle caratteristiche di Dio. E non è panteismo, è rimando a Dio, è diverso. E ancora un ultimo aspetto. Francesco parla di sorelle, di fratelli, le cose, ad indicare che cosa? La responsabilità dell'uomo, cioè consanguini alle cose, siamo responsabili. Solo per la terra, Francesco dirà due aspetti, La terra è sorella e madre, ad indicare un doppio legame di appartenenza alla terra, ecco perché la ama. Ed è madre perché? Perché è capace di far germogliare, di far germogliare la vita. L'uomo è chiamato a questo, a far germogliare la vita. Ma ora andiamo dentro e guardiamo insieme questo capolavoro di Giotto. Ci aspetta Fra Mario, che ci dirà giusto due parole su questo affresco celebre, e poi ascolteremo un appello del custode del Sacro Convento in questa giornata così speciale e così bella. Ecco la basilica, la casa di San Francesco. Stasera ha aperto il portone da dietro mentre io spingevo, E Mario, allora, qual è secondo te l'affresco più importante? Noi ne abbiamo accennato qualcuno, però ci devi dire tu adesso. Allora, ci arriviamo fra qualche secondo. Vorrei che voi riusciste a prendere i due affreschi della controfacciata. Immaginatevi le persone quando lasciano questa basilica e escono nella vita quotidiana. Sono i due affreschi che vedono. A sinistra il miracolo della fonte. Francesco prega e colui che aveva l'asina, gliel'aveva imprestata, aveva una sete folle.
gli fa scaturire l'acqua dalla roccia. Sopra è la Pentecoste, che diventa una sorgente per chi ha sete, perché dobbiamo sempre in questa basilica interpretare i due registri, il ciclo pittorico che sta sopra con quello sotto di San Francesco. E arriviamo al nostro, il più conosciuto, probabilmente più citato, affresco del ciclo giottesco in questa basilica, è la predica di Francesco agli uccelli. Siamo verso il 1295-1298. Giotto affresca il quindicesimo episodio, ne ha fatti 28. Perché sulla controfacciata questi due affreschi? Tutti e due non hanno un elemento architettonico. Se voi ci fate caso, tutti gli altri sono inseriti in un contesto dove c'è dentro il fabbricato umano. Qui c'è solo la natura, la terra. La terra, la roccia, e qui il cielo, l'orizzonte. Allora fermiamoci un attimo sull'affresco di Francesco che parla agli uccelli. Cosa succede? Bonaventura cita questo episodio subito dopo un fatto. Dice che a un certo punto Francesco è andato in crisi. Non sapeva se dedicare il resto della sua vita alla contemplazione, alla preghiera, nel silenzio degli eremi o nella predicazione. Allora cosa fa? Chiede a Don Silvestro, che stava su all'eremo delle carceri, e alla sorella Chiara, chiede di chiedere al Signore una luce. Tutte e due gli daranno la stessa risposta: devi dedicarti alla predicazione. Subito dopo arriva questo paragrafo nella fonte francescana, dove Bonaventura dice che Francesco, allora pieno di gioia e di zelo, parte per andare a predicare nelle piazze presso la gente, e andando con il suo gruppo di compagni, di fratelli, si incontra tra Cannara e Bevagno, che è vicino, con uno stormo di uccelli. Lui va incontro e questi non si muovono, scappano, e allora lui gli invita a lodare il Signore. Praticamente fa una predica agli uccelli e viene ripreso quindi questo sfondo. Dovete immaginare che l'orizzonte è poco sopra i piedi di Francesco, quella terra lì, dopo è tutto un cielo fatto di lapislazzuli, è caduto una parte o l'hanno raschiata, non si sa bene. Fatto sta che era proprio un blu cielo bello l'orizzonte. Ed era quello che la gente trova quando usciva di qua all'epoca, cioè entravi nel quotidiano e avevi davanti questo, avevi davanti l'orizzonte aperto, e tu allora eri invitato a entrare nel quotidiano con questa prospettiva nuova. Quella di Francesco, che Francesco parlava agli uccelli perché gli uomini non lo volevano ascoltare. Allora, le interpretazioni possono... Noi a volte lo dobbiamo ascoltare. Le interpretazioni possono essere tante, ma quella più pacifica e probabilmente più francescana, più di Francesco, è che tutto ciò che è uscito dal cuore di Dio, che è Padre, compreso gli animali, compreso la natura, Madre Terra, tutto è frutto dell'amore ed è a nostra disposizione perché lo custodiamo. Dobbiamo entrare in questa dimensione di pace, che probabilmente era più di Francesco. Mario, grazie. Avete visto, ci ha detto questa cosa bellissima fra Mario. La basilica è come se si protendesse verso il mondo, fosse aperta in questi due affreschi. E poi ha detto l'uomo chiamato a custodire, qui c'è un custode, che sta in fondo, e lo chiamiamo. Siti, ecco, questa immagine possa riscaldare il vostro cuore. Ora ascoltiamo la parola di chi questa comunità la guida da quasi 8 anni e che per la prima volta, noi come lui, lui come noi, si trova in una basilica abituata a 6 milioni di pellegrini, beh, da soli. Ascoltiamo, Padre Mario. Ciao, buonasera a tutti.
Benvenuti, benvenuti qui, anche se virtualmente, ma sentiamo che ci unisce l'amore a Francesco, ci unisce l'amore reciproco, ci unisce l'amore anche alla terra, in questa 50ª giornata dedicata alla terra. Gli anniversari a me non piacciono molto, ma penso che vadano compresi sotto questa luce. Ci aiutano a stringerci gli uni gli altri intorno a degli ideali. Ecco, questo qui è nostra madre terra. Francesco la amava tanto. Sora nostra madre terra, che ci sostenta e ci governa, così nel cantico delle creature. E credo che, ecco, e questo qui è anche un po' l'invito che rivolgo a ciascuno, anche a me, alla nostra comunità, ma a ciascuno anche di voi, e a riscoprire il senso di questa sororità e di questa maternità. È sorella la terra. Noi camminiamo qui, respiriamo qui su questa terra, viviamo su questa terra. Con lei siamo chiamati a collaborare, a costruire insieme, a progettare insieme il futuro, come con una sorella. Da lei noi traiamo nutrimento. Lei ci nutre, ci accudisce, ci sostiene e ci governa, come fa una madre, ha cuore i suoi figli, e dobbiamo rispettarla. Siamo invitati ad ascoltarla per, ecco, seguire i suoi insegnamenti e al contempo contribuire con la nostra opera a costruire il futuro di questa terra. Amiamola profondamente, perché nell'amare la terra, di cui noi siamo parte integrante, anzi direi quasi fonda essenziale, nell'amare la terra amiamo anche noi stessi. Allora anche a questo invito, l'appello, mi unisco a quello, ci siamo uniti a quello di Carlin Petrini per il 25 aprile, nel 75esimo della liberazione. Io resto libero, questo l'hashtag. Ecco, abbiamo aderito a questo appello, dove vogliamo mantenere questa libertà. La libertà si mantiene, ecco, continuando a essere solidali tra di noi. Quello che verrà raccolto in quella giornata sarà per la Croce Rossa Italiana e per le Caritas, rimanendo solidali tra noi e solidali con la terra, perché non c'è libertà senza anche la libertà, ecco, custodita e coltivata per questa nostra sorella, madre terra. Auguri a tutti.